le gare in casa devo dire che regalano sempre tante emozioni, poi qui è un gioco di squadra anche per noi, quindi avere anche il tifo a favore, giocare in casa per noi è veramente una cosa spettacolare. Penso che anche le altre squadre abbiano un po' capito cos'è il vero tifo, ecco, perché a Indianapolis non era esattamente così. È stata interpretata male. Ok, no, io ho detto che se comunque dopo Tokyo deciderò di fare quello che dico da 4 anni a questa parte, quindi niente scoop, forse da atleta sarà l'ultima ISL che farò, l'ultimo circuito di ISL da atleta, poi magari rimarrò in squadra sotto altre vesti, però non ho detto che sarebbe stata l'ultima gara a Napoli, è stata un po' fraintesa questa cosa. Anche perché se ci sarà il meeting a maggio, io di solito l'ho sempre fatto. Dire che sono molto stupita, perché diciamo che in questo mese io ho iniziato più o meno, no, il 26 agosto a nuotare, però di fatto ho fatto tutto in questo mese tranne che nuotare costantemente. Ecco, diciamo che i miei impegni sono stati molto più extra nuoto che di fatto a livello sportivo. Quindi sono molto contenta del punto in cui sono, il tempo anzi mi sorprende anche perché viene fatto dopo un 52.4 in staffetta, che comunque per me è un tempo buonissimo, e quindi io sono molto contenta della prestazione di oggi. Un altro modo di vivere il nuoto, completamente un altro modo di vivere il nuoto. La Scandone si è fatta trovare pronta, quindi siamo molto felici di essere a casa. Beh, può portare tanto, nel senso può farlo crescere ancora di più, sicuramente sotto il lato professionistico, perché di fatto noi in Italia siamo dilettanti, considerati dilettanti, quindi più crescerà e più gli atleti del nuoto saranno considerati o magari proprio diventeranno finalmente professionisti. Lo show aiuterà molto a questo, perché comunque più la gente si affezionerà comunque a questo tipo di nuoto e più diventerà importante inevitabilmente, quindi aiuterà tantissimo. Forse è un appunto anche un po' più facile da comprendere anche per chi non è esperto di nuoto. Sì, è un po' più facile. In Italia siamo molto legati ai giochi di squadra, quindi anche per noi in questo caso rientriamo in quella categoria. Più veloce, ci sono solo gare veloci, succede tutto in due ore e mezza, quindi anche chi lo guarda per televisione comunque è veramente molto veloce, c'è una gara dopo l'altra, abbiamo che forse per noi atleti è un po' troppo veloce, però rispettando le regole dello show è giusto così. Quello di squadra devo dire che mentre magari Indianapolis era il nostro giro di prova, quindi anche noi non sapevamo bene come funzionava, qui veramente siamo una squadra molto più compatta. È servito anche il fatto che i ragazzi stessero una settimana tutti insieme, si sta creando veramente questo legame di squadra fortissimo, e questo penso si veda anche al di fuori. E più siamo affiatati tra di noi e più comunque spingiamo l'altro ad andare più forte, che per noi veramente è una cosa totalmente nuova, è quasi avere meno paura quando si va in gara, no? Il fatto di avere il tuo compagno vicino, anche in una gara individuale, però averlo vicino. Quindi ci si tira a vicenda e per noi è veramente bellissimo. Sono molto orgogliosa di essere la capitana degli Aqua Centurions e sono molto orgogliosa che Matteo sia l'head coach di questa squadra. Secondo me un ruolo per lui meritatissimo, e soprattutto diciamo che Matteo è un coach molto internazionale, comunque sa le lingue, sa parlare bene comunque con tutti a livello internazionale, quindi secondo me la scelta è stata ricaduta sicuramente per i suoi risultati sportivi, ma anche perché comunque sa comunicare con gli atleti in qualsiasi lingua, a parte il cinese. Però sì, sono contenta per lui, sono contenta per me. Sono contenta anche perché di fatto la nostra squadra è al 90% la nazionale italiana, quindi insomma rispetto alle altre squadre che insomma hanno fatto un mercato un po' più ampio, noi ci siamo concentrati sicuramente molto di più sull'Italia e sono molto orgogliosa di questo.